Buongiorno a tutti, mi ronza in testa, ho provato a non fare questo video per non cercare di arrabbiarmi, ma proprio fisico di dire questa cosa. Un paio di settimane che si discute delle dichiarazioni di un sedicente scrittore militare riguardo alla disabilità, cosa che mi tocca molto da vicino perché col problema che soffro io di ansia, anche se ora è molto 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 ridotto, anzi soffrivo di ansia e depressione, è molto ridotto, ma ero in qualche modo disabile anch'io perché c'erano delle cose che non riuscivo a fare, e oltretutto mi tocca anche da vicino perché dopo che ho fatto il murales con quella meravigliosa esperienza con ragazzi di Chiesina, chiesinuzzanese, da lì cosa nasce cosa, come vuol succedere spesso e volentieri, e mi sono avvicinato a seguire un gruppo di adulti, due gruppi di adulti che fanno arte, e loro fanno arte per stare insieme, fanno arte perché gli piace, fanno arte perché si ritrovano tutti come se fossero una famiglia che arriva da esperienze diverse, da vissuti diversi, da strade diverse. Chiesinuzzanese è solita cosa. Ho imparato, nel mentre parlavano i ragazzi o tutte le persone con cui sono venuto a contatto, mi hanno fatto vedere che il mondo si può vedere anche in modi differenti e non sempre totalmente scuro, nero o come un mostro da aggredire. E quindi mi sentivo di dire, proprio perché ci sono immerso dentro, che molti considerano la disabilità, anzi si avvicinano alla disabilità con preconcetti, e poi quando ci arrivano a contatto, o ci arrivano a contatto in maniera molto soft e fanno qualcosa tanto per ripulirsi la coscienza, o si avvicinano alla disabilità con tanto di quei preconcetti che la considerano alla fine un peso per la società, fra virgolette, quella normale. In realtà, lavorando con tutti questi ragazzi, mi sono accorto che non esiste il normale, non esiste una società normale, una società di disabilità, portatrice di disabilità che va emarginata. No, non vanno ghettizzati, vanno, secondo la mia esperienza, vanno invece inclusi, perché sono un grande valore aggiunto. Hanno un modo di vedere la vita che noi non abbiamo, ma avevamo, ma abbiamo perso. Hanno un modo di stare insieme, che è un modo di altruismo e affetto, cosa che noi abbiamo perso. E poi, soprattutto, c'è da smettere di usare noi o loro, perché loro veramente sono un valore aggiunto, e quindi alla fine non siamo noi, non siamo loro, ma siamo solo noi, tutti insieme, ognuno con le sue esperienze, con le sue qualità e con i suoi anche difetti, così normalmente siamo tutti esseri umani. Ciao!